sappi. Chiudo spirito d'atti. Mamma sta da pireni. Non esci da schizzaschi. Fino a quando non scavi. Che se non me ne scrutti. Ora rilanciamo capisca. Perché io c'è che non lo trovo. Se va pizza io do frischi. C'è rimasto sto nuovo. Io vi decca. E le mamma. Stanno la vince pensa. Inizia dove scende schizza schizza fino a quando le scavizze che si arrompe le scogne fu parole audì vogliamo no pozzo fatica e bolle la papare accattatevi mia se tu hai le cingali e la mia dove sarò l'usciolino americano e con carme e bacchi anche nel pezzo io mi visto a me cicchi gnocchi da buzze si muore con briaco volete me scaraffu ma non vuoi regalo da fa mamma tanta pira inizia da una scinda schizza schizza fino a quando non scavizza che ti arrumba le scogni mamma tanta pira inizia da una scinda schizza schizza fino a quando non scavizza che ti arrumba le scogni. Abbiamo visto delle immagini veramente molto molto forti e io quest'oggi proprio di questo parleremo. Alla mia destra sono in compagnia del signor Raffaele Attardi, chimico e componente dell'Associazione Penisola Sorrentina La Grande Onda. Buonasera e grazie. Buonasera, buonasera signor Attardi e alla mia sinistra ho il piacere di presentare Gigi Maresca, giornalista e caporedattore del Positano News. Ti ringrazio molto, ciao Alessia, ci fa molto piacere che stai con noi, abbiamo visto delle immagini molto forti su quale facciamo un bel dibattito anche con il dottore Raffaele Attardi che è stato già sindaco di Sorrento e quindi parliamo di natura, di territorio, di sviluppo e di tutto quello che si può fare per far crescere il nostro territorio con politiche attive e mirate. Benissimo, e il signor Raffaele Attardi, se ci può un attimo anche cercare di descrivere che cos'è l'associazione della Penisola Sorrentina, La Grande Onda, che cos'è, di che cosa si occupa questa associazione? Beh, noi siamo un gruppo di persone che stiamo cercando di coinvolgere e sensibilizzare i cittadini portando una corretta informazione su tutti i problemi legati in particolare all'inquinamento del mare e anche cercando di raccogliere le possibili soluzioni e suggerimenti che vengono dai cittadini. Siamo arrivati a coinvolgere circa 12.000 persone, quindi abbiamo 12.000 menti, 24.000 braccia che possono essere utili per promuovere il miglioramento in Penisola Sorrentina e fidiamo su tutte le persone di buona volontà. Ci trovate su un gruppo Facebook che si chiama appunto La Grande Onda. Perfetto, quindi passo la parola a Gigi per fare una domanda. Ma Marina Grande è ancora un luogo romantico? È bella questa domanda, mi prendi un po' in contropiede perché una spiaggia, abbiamo visto, martoriata dal maltempo, dal vento di Grecale, però c'è ancora una bellezza storica, antica. Ecco, si balla il bambo. Ma forse non so, 24.000 baci, no, visto che lui scherza.
perché lui parlava di 12.000 persone, possiamo ballare 24.000 baci. No, lì c'era la grande Sofia Loren che ha ballato in mambo con Vittorio De Sica, certo, possiamo invitare tutte le persone, nel momento in cui ci sta una bella politica sul territorio di razionalizzare un po', come dire, gli spazi, intervenire per la pulizia della spiaggia, organizzare meglio un borgo marinaro che ha bisogno non solo di promozione. Giustamente tu hai parlato di un luogo romantico, hai parlato del mambo, lì veramente si può andare anche a cenare, si può anche fare una bella passeggiata, respirare l'aria pura del mare, però bisogna intervenire con delle politiche, come stava dicendo il dottore Attardi, attive, cioè conservare i luoghi ma anche tutelare un territorio. Abbiamo visto il maltempo, noi abbiamo visto 30 secondi, ma ci sono altre immagini molto forti dove il mare è arrivato fino al secondo piano di un albergo, ha distrutto lo stabilimento balneare. Non so se la regia ci può far vedere qualche altra immagine dello stabilimento storico Sant'Anna, lì, perché c'è una chiesa di Sant'Anna che la Madonna. Eccole. E quindi ci sono delle immagini molto forti di distruzione. Il 23 febbraio il mare nel Golfo di Napoli veramente ha distrutto scogliera, stabilimento, ha fatto grossi danni. Mamma mia. Veramente questa è una gravissima situazione. Qui c'è un pontile, ecco, proprio vorrei far parlare anche un po' al dottore. Sì, no? Dottore Attardi, la dottore. Volevo fare una domanda al dottore, ma come integrare e salvaguardare la bellezza di questo luogo e nello stesso tempo non compromettere lo sviluppo? Guarda, c'è una regola che si chiama la regola delle 3P, cioè se noi vogliamo guardare al futuro, dobbiamo mettere al primo posto le persone, il pianeta e promuovere uno sviluppo sostenibile. Le immagini che sono passate sono molto chiare. A Marina Grande c'è prima di tutto un problema di sicurezza delle persone e delle attività. La prima azione dovrebbe essere quindi quella, cercare di rendere sicura Marina Grande, perché l'evento che si è verificato non è un fatto che non può ripetersi, anzi ce ne possono essere addirittura di più violenti. E quindi bisogna proteggere l'abitato. La protezione dell'abitato si fa realizzando delle opere. Noi abbiamo già per il passato previsto questo tipo di opere, prolungando l'attuale banchina, cercando di ridurre e non aumentare le scogliere che sono al centro della marina, perché non servono per la protezione. E poi bisogna dare delle regole, cioè certe cose non si possono fare, perché per quanto noi possiamo essere attenti, poi la natura ci mette sempre di fronte ad una catastrofe. Quindi la prima cosa, pensare alla sicurezza. Sì, quello sicuramente. Gigi, il mio pensiero. Allora, noi abbiamo ascoltato, bello questo diciamo questo momento di riflessione, perché abbiamo ascoltato una bella musica napoletana che ci rende allegri, ma come popolo, lì Borgo Marinaro è una comunità molto laboriosa che è molto attenta anche a difendere le proprie tradizioni, Alessia, perché lì c'è ancora la pesca degli arici, non vorrei sbagliare, perché per Raffaele è anche un sorrentino come me, e veniva fatto un tipo di pesca antica con delle reti, venivano intrecciate con la cria dei cavalli, c'erano le donne che partecipavano attivamente, veramente forse una comunità ancora che può essere d'esempio, no? Integrazione, veramente una famiglia tra l'uomo, il pescatore e la famiglia. Lì è un territorio che adesso tu mi hai chiesto anche delle cose, domande, così, là puoi andare a cenare, si può andare a cenare, ci sono delle attività turistiche di ristorazione veramente di alto livello. Adesso la situazione, dopo tutte queste cose, adesso come? Ma la situazione è ancora, c'è il suo fascino, ancora. Puoi accedere a Marina Grande attraverso una porta del XIII secolo, puoi fare una bella passeggiata a piedi attraverso le rampe cosiddette del Pennino, dove là ci sono stati i migliori attori, i registi e attrici, ecco, Raffaele può anche, lì sono c'è stati un panorama, un belvedere stupendo. Sono stati girati sicuramente tantissimi film. Un palcoscenico naturale, quindi sì. ancora c'è, conserva quella che è la traduzione storica del luogo. Ovviamente, come dice il dottore, bisogna attuare una politica forte di interventi mirati a difendere non solo
quello che sono le persone, come giustamente diceva lui, ma anche l'abitato, ma anche una tradizione che non si può perdere. Noi abbiamo fatto, mi dispiace, non c'è Antonella, anzi anche la tua compagnia, questa bella sensibilità femminile, è piacevole e mi fa anche pensare al momento di, come dire, di un dialogo, cioè di essere dialogo di, una, di un borgo, di una comunità con le amministrazioni, e non solo a livello locale ma anche a livello regionale. Credo che per tutelare il mare, qui il dottore che è un esperto può anche dare qualche indicazione in più, tutelare il mare dall'inquinamento ma anche da quelle che sono poi le forze naturali, purtroppo c'è una sicurezza quelle... perché è cambiato anche un po' il clima, è dovuto purtroppo diciamo all'incoscienza dell'uomo. Come si può andare a... Abbiamo introdotto la seconda P, che è quella del pianeta, cioè l'ambiente. Cioè Marina Grande ha un valore ambientale enorme. E come si può prevenire un disastro ambientale? Diciamo, il disastro ambientale si previene in due modi. Prima di tutto facendo delle opere e poi dandoci un'organizzazione, perché anche quando avviene un disastro i danni si possono limitare dando un'organizzazione, preparando dei piani di evacuazione, cercando, come ho detto, di predisporsi per evitare che se succede un evento catastrofico ci siano le barche a mare, ci siano le piattaforme degli stabilimenti balneari. Quando c'è stato ovviamente il disastro non c'erano tutte queste cose. Non c'era questa organizzazione, molti dei danni sono dipesi anche da questo. Però io volevo parlare adesso della seconda P, cioè della tutela ambientale di Marina Grande. Come ha detto Gigi, ci sono dei valori ambientali enormi a Marina Grande, che sono la stratificazione di tante cose che nel tempo sono state realizzate anche dall'uomo. Cioè lui parlava dell'antica porta d'ingresso alla città, ma c'è un arenile che ha creato la natura, ci sono dei contesti urbani particolarissimi che sono stati creati dal lavoro dell'uomo. Diciamo, per un certo periodo Marina Grande è rimasta fuori dalla città, quindi è un posto assolutamente originale. Tutto questo va salvaguardato cercando di evitare che ci siano interventi su Marina Grande troppo distruttivi. E oggi l'intervento più distruttivo non è quello edilizio, è quello che viene prodotto dallo sviluppo dell'attività economica, perché il traffico è il primo nemico di Marina Grande. Cioè se in questo ambiente così distretto noi facciamo arrivare macchine senza controllo, facciamo svolgere attività senza controllo, noi perdiamo la bellezza del borgo. Quindi ci vuole un'attenzione a questi fatti. Particolare, l'attenzione particolare qua, mi posso permettere adesso, mi prendo un po' il spazio. Prendi. Lanciamo un messaggio alla regia, se fa passare una bella intervista, non perché l'ho fatta io, ma lì c'è il cuore, c'è l'emozione e c'è veramente l'attaccamento a un territorio, una bella intervista all'assessore Luigi Di Prisco, che è delegato all'ambiente, il 24 febbraio, dopo la tempesta e dopo il gregale. Guardiamo questa clip, vai regia. Tre minuti e mezzo. Vai. Buongiorno Sorrento, l'emozione frena un po' quella che è la voce e anche il cuore, perché Marina Grande è stata colpita da maltempo, da una mareggiata, come diceva l'assessore prima, da questo vento di gregale, tutti vicino alla comunità di Marina Grande. Assessore Luigi Di Prisco, da tempo siamo in diretta, mio cellulare squilla, ma noi viviamo i problemi ogni giorno del quotidiano. Assessore, cosa si può fare per questa comunità così colpita nei sentimenti ma anche dal punto di vista materiale su questa costa così bella? Sicuramente, come diceva lei poc'anzi, è stata un'emergenza vera e propria, un disastro di cui non si poteva prevedere, data proprio la virulenza delle condizioni meteo di ieri e anche di oggi, anche se sono un po' in attenuazione. Sicuramente già dalle prime ore dell'alba una task force dell'assessorato all'ambiente di Penisola Verde, numerosi volontari aderenti a Mare Vivo e altri tanti volontari sia di Sorrento che di altri comuni limitrofi sono venuti oggi qui a darci una mano a questa laboriosa comunità
di Marina Grande che si contraddistingue in modo particolare nei momenti di grande crisi come quello di Irno. È un gran lavoro da fare, ci sono alcune attività commerciali che sono state completamente distrutte, alcune imbarcazioni che hanno avuto gravissimi danni, una è stata completamente distrutta e numerosi detriti di questa mareggiata sugli arenili. Oggi abbiamo iniziato questa task force che andrà avanti nei prossimi giorni. C'è tanto da fare, ma siamo convinti che tutti insieme riusciremo a fronteggiare questa emergenza. E noi giornalisti della penisola, ma non solo, che giriamo la Campania, siamo vicini ai cuori, ai problemi di questa comunità e all'attività del suo assessorato, perché Marina Grande, come abbiamo già scritto anche su Positano News, è patrimonio del mondo. Qui si sono innamorati tante persone, ma non solo innamorati della nostra terra e del mare, ma anche quella laboriosità di una comunità di pescatori che è un'attività antica, storica. Quindi noi siamo qui e seguiremo tutte le attività per recupero, non solo dal punto di vista materiale di quelle attività, quelle gestioni, no? di imprese familiari, balneari, diciamo periodo estivo, ma qui c'è tutta una comunità che deve essere vicina e qui da qui si parte per essere più amici, più solidali e avere anche il sostegno delle istituzioni, come brillantemente, lo posso dire perché ci conosciamo da tempo, in maniera attiva, il proprio impegno di Luigi Di Prisco come cittadino di Sorrento, prima come uomo professionista e anche come politico. Una battuta finale. Tutti insieme per il nostro territorio, uniti si fa la differenza. Va bene, ti ringrazio molto, è metà di lei, ma non fa niente perché lei è istituzionale, giusto? Ed è bello anche così stare insieme, ci sono altri amici, Mimmo, ho dimenticato il nome della dottoressa, ce lo dici tu? Imma, sono un po' emozionato perché poi non ci vedevamo da tempo, si fa vedere un po' la regia di genealogia, fai vedere la spiaggia e poi passiamo all'altro lato dove è stato più danneggiato, la parte dove c'è anche, ci sono altre attività, c'è anche la chiesa storica di Sant'Anna. Speriamo che ci protegga ancora. Ciao a tutti. La situazione che c'è lì, insomma, è niente, Gigi. Allora io volevo ringraziare l'assessore Luigi Di Prisco, le foto a Luigi Garbo che gentilmente ci ha concesso, che è un collega giornalista. E vorrei un po' sapere il pensiero del dottor Attardi sull'inquinamento. No? Sì, sull'inquinamento. Che cosa consiglia? Allora, prima di tutto dobbiamo dire che sono stati fatti dei notevoli progressi a Marina Grande. Girano per tutto il mondo oggi finalmente le immagini dei fondali di Marina Grande, dei cavallucci che ci sono a Marina Grande, cavallucci marino, dei ricci, tutte specie marine che molto sensibili all'inquinamento e che dimostrano che è stato fatto un grosso passo avanti. Però non si finisce mai di migliorare. Noi dobbiamo sempre porre attenzione a tutte le cose che si possono verificare, anche se occasionali. Le fogne di Marina Grande sono ancora da migliorare perché sono vecchie, quindi non sono sufficientemente protettive per quanto riguarda l'ambiente. Però oggi abbiamo una grande opportunità, che è l'impianto di depurazione di Marina Grande. Cioè, fra poco questo impianto andrà dismesso. Cioè, quindi è anche un altro fattore ambientale, che non era tanto un problema per l'inquinamento del mare, ma creava problemi per gli odori che si sprigionavano nell'ambiente, non ci sarà più e Marina Grande farà un altro salto in avanti nella qualità. Ma non dobbiamo perdere l'occasione che viene dalla dismissione di questo impianto, perché questo impianto da problema può diventare opportunità. Può diventare in particolare la riserva d'acqua di tutta la città di Sorrento, perché confluiscono a Marina Grande anche molte importanti sorgenti di acqua che oggi si disperdono, vengono perdute. Fino al 1930 Sorrento era autonomo con l'approvvigionamento d'acqua. Oggi utilizziamo tutta l'acqua che viene da fuori e perdiamo tutta l'acqua che c'è nei nostri territori. Certamente non possiamo prevedere di utilizzarla per usi potabili, ma per tutti gli altri usi sì, per l'agricoltura, per l'uso industriale, il lavaggio. E anche l'area sovrastante agli impianti di depurazione può diventare un'altra importante risorsa della città, perché le vasche non è detto che debbano stare a cielo aperto, possono essere chiuse. E al di sopra di queste vasche c'è uno spazio immenso che può portare alla riqualificazione e alla ristrutturazione di tutta la parte retrostante a Marina Grande,
che contiene ancora tantissime cose utili per lo sviluppo sostenibile di Marina Grande, che sono prima di tutto i cantieri navali, che in questo contesto di recupero urbano potrebbero trovare una loro migliore definizione e collocazione, ma è anche uno spazio dove si può fermare il traffico prima di farlo arrivare a Marina Grande, quindi si riesce a togliere quello che è il grosso problema, senza togliere niente allo sviluppo, anzi creando nuove opportunità di lavoro. Diciamo, noi dobbiamo pensare a questo, dobbiamo pensare che queste comunità sono vive e la bellezza di queste comunità è spesso dato proprio dal lavoro e dall'intelligenza dell'uomo, e noi ce l'abbiamo ancora queste capacità. Perché ci dobbiamo privare di queste cose? Lo sviluppo, come dice la parola, è qualche cosa che modifica, ma deve essere fatto in maniera sostenibile, senza cioè togliere niente al territorio, ma utilizzando proprio ciò che produce come ricchezza per migliorarlo. Io mi auguro che questo avvenga, però per fare questo c'è bisogno di una cosa fondamentale: l'unione e la volontà di tutti gli abitanti di Marina Grande. Ancora oggi ci sono troppe divisioni, molti dei problemi che ci sono dipendono dalla divisione della comunità. La comunità deve essere unita e tutta la comunità deve essere prima di tutto lei rispettosa di quella che ha davanti dell'ambiente, perché ancora oggi, nonostante tutti gli sforzi, ma non è un problema solamente a Marina Grande. Io mi appassiono, devo dire che queste, devo dire queste che cose nonostante tutti gli sforzi che si fanno in per tutti pulire, i paesi e in tutte le città, ancora non abbiamo mondo. Stabilito il principio fondamentale che quindi, per tenere pulita è sufficiente non sporcare, fare squadra, il problema dottore, fare squadra. Di togliere allora i rifiuti dal mare non deve esistere, non è che deve essere risolto togliendo ogni mese i rifiuti da mare. I rifiuti a mare non ci vanno buttati, non si devono Va determinare bene, allora, queste condizioni. Allora, io siamo quasi alla fine, vi prendo io, cioè un po', conosco un po' i tempi televisivi. No, dai, questo messaggio che ha lanciato il dottor Attardi. Noi abbiamo fatto una seconda puntata, vorrei ringraziare Gabriele Nappi, lo staff di Giulia Italia TV canale 19, Luca in regia, Gianluca Coscione, sono sempre così gentili, una grande televisione napoletana. E io so di una sorpresa, mi è stato detto, non so, una farfallina, che la nostra Alessia ci dovrebbe cantare una canzone. Ah, è certo, allora, ci salutiamo con la canzone. Per chi non mi conosce, ecco, io la conduttrice, non è che io faccia la conduttrice allora, nella vita. Ma ci lanciano la mano. Però sei brava a fare la conduttrice. Allora ci lanciano la base, ci lanciano la base. Io canti. Voglio chiudere questa trasmissione in musica, sempre in musica, con una bellissima Abbraccio a te, una canzone che poi io ho riproposto in chiave spagnola e napoletana. E niente, vi saluto con questa canzone. E si sposa bene ancora con la comunità di Marina Grande, che c'è stato anche un aspetto spagnolo. Con l'anniversario di oggi, oggi si celebra la morte di Raffaele Viviani, uno Raffaele dei più Viviani, grandi artisti napoletani. Va bene. Quindi lasciamo il testimone alle nuove generazioni. Grazie a tutti, grazie allo staff tecnico, grazie a tutti, a chi ha voluto dare spazio a un grande borgo marinaro, una grande realtà della nostra regione Campania. Noi speriamo che questo messaggio sia arrivato a tutti. Grazie. Vai Alessia. Microfono. Ok. Prendo. Guarda una rosa alba de mayo, una sposa nell'iglesia. Para ti no existe rarità. Un poquito de mar, un pañuelo di arena, donde el agua que llega se encuentra con el agua que va.
donne e si figlio, si ho principi e non suo, si ha valore, ma dopo ci, e per te non c'è donna rarità. Nata su delle mani, tu fa su lettere, a quella qua che vede, sposa la qua che va. Alla prossima. Alla prossima. Arrivederci. Ecco qua.